A causa di Wall Street e il mercato azionario globale, oggi ci sono almeno 700.000 miliardi di dollari di titoli fraudolenti in sospeso, conosciuti come derivati, pronti a collassare. Un valore che ammonta a oltre 10 volte il prodotto interno lordo dell'intero pianeta. Nel frattempo abbiamo visto il salvataggio di banche e aziende da parte dei governi, che per primi, paradossalmente, si fanno prestare i soldi dalle banche. Ora ci sono tentativi di salvataggio di nazioni intere da parte di conglomerati di altre nazioni attraverso banche internazionali. Ma come si salva un pianeta? Al momento non esiste una nazione non saturata di debiti. La cascata di insolvenze sul debito che abbiamo visto non può che essere l'inizio, facendo i conti con la matematica. È stato stimato che solo negli Stati Uniti la tassa sul reddito dovrebbe essere alzata al 65% a persona, solo per pagare gli interessi del prossimo futuro. Gli economisti prevedono che tra alcune decadi il 60% delle nazioni del pianeta saranno in bancarotta. Ma aspettate, fatemi capire bene. Il mondo sta andando in bancarotta. Per quel diavolo che vuol dire, a causa di quest'idea chiamata debito, che neanche esiste nella realtà fisica. È solo parte di un gioco che abbiamo inventato. E tuttavia, il benessere di miliardi di persone è ora messo in pericolo. Licenziamenti di massa, tendopoli, povertà in aumento, misure d'austerità imposte, scuole che chiudono, fame infantile e alti livelli di deprivazione familiare, tutto a causa di questa complessa finzione.